Holding Ferrara Servizi, AFM, Ferrara Tua, AMSEF presentano la strada più bella d'Europa. Corso Ercole I d'Este è la strada che attraversa l'importante ampliamento della città medievale voluto proprio da Ercole I d'Este. A farci da guida nel nostro itinerario ci sarà Francesco Scafuri, importante storico della città. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E infatti questo è uno degli assi principali dell'addizione Erculea, il piano regolatore ante litteram realizzato a partire dal 1492 per volontà del duca Ercole I d'Este, che ebbe come artefice principale il grande architetto Biagio Rossetti. Il primo tratto di corso Ercole I d'Este fino a via Padiglioni non esisteva in pratica, perché qui nel 1477 era stato realizzato, per volere del grande duca Ercole I d'Este, un giardino, il giardino del Padiglione. Un padiglione a pianta ottagonale con 16 colonne di marmo, una sorta di gazebo monumentale proprio al centro del giardino, che fungeva quasi da pensatoio mistico per il duca e la corte. Questo giardino, che aveva anche siepi di bosso, un orto dei semplici, quindi un orto con piante medicinali e ruscelli e quant'altro, venne distrutto nel 1633, quando Ferrara passò sotto lo Stato Pontificio. Era già passata da qualche tempo sotto lo Stato Pontificio, ebbene decisero di distruggere questo giardino, e quindi solo in quel momento, a partire dal 1633, questo tratto di strada fu veramente liberato. Abbiamo con noi uno storico e di certo non possiamo farci scappare questa occasione. Sappiamo che qui, sotto questa strada, c'erano dei sotterranei, vero? Beh sì, la tradizione vuole che addirittura dal castello partissero due sotterranei. Uno si dirigeva, secondo la tradizione, verso il palazzo di Laura Dianti, che era l'amata di Alfonso I d'Este. E quindi immaginiamoci il duca a nottetempo che si recava attraverso questa galleria sotterranea in questo edificio che egli stesso aveva fatto costruire appunto per Laura Dianti. Un altro tratto invece proseguiva fino a Palazzo dei Diamanti, un terzo sotterraneo invece si dirigeva sotto Corso Giovecca fino alla palazzina di Marfisa d'Este. Almeno questo è quello che vuole la tradizione, ma c'è di più. Nel corso dell'Ottocento un certo Negrini fece degli scavi archeologici, ante litteram possiamo chiamarli così, e ritrovò effettivamente alcuni tratti di queste gallerie sotterranee, e io penso che diciamo siano nate come gallerie militari e che probabilmente poi in un secondo tempo siano state utilizzate anche per altre diciamo destinazioni d'uso. Ma oggi di questi sotterranei c'è ancora qualcosa o? E a mio parere è andato tutto distrutto perché nel corso del tempo fu realizzato per esempio la Camera di Commercio, questo edificio bellissimo degli anni 20, sede attuale della Camera di Commercio, e ancora prima, tra il 1757 e il 1761, era stato realizzato il Monte di Pietà. Monte di Pietà che attualmente si trova proprio in angolo tra Corso Ercole I d'Este e Largo Castello e che è utilizzato per vari usi commerciali. La prima tappa è qui, al quadrivio degli Angeli, dove si affacciano sontuosi palazzi.
Per esempio, alle mie spalle abbiamo Palazzo dei Diamanti, che è un po' il palazzo simbolo di Ferrara. Certo, sì. Il quadrivio rossettiano, il quadrivio degli angeli, racchiude una serie di elementi simbolici e formali. E simbolici perché la croce di strade, l'incrocio di strade, è un elemento che richiama, diciamo, l'elemento simbolo della cristianità. Ma l'incrocio di strade rimanda anche ai castra romani, quindi questi insediamenti che i romani realizzavano un po' per tutto l'impero. E quindi si potrebbe dire che Corso Ercole I d'Este, l'antica Via degli Angeli, è il cardo, quindi andamento sud-nord, mentre invece Corso Biagio Rossetti, Porta Po, Porta Mare e il decumano, andamento est-ovest. Quindi c'è un recupero, come in tutto il Rinascimento, anche in questo caso dal punto di vista urbanistico, della classicità, e in questo caso riferita soprattutto agli antichi romani. Ma ci sono altri elementi che fanno di questo quadrivio un luogo simbolo, un luogo straordinario, proprio perché gli edifici principali della dizione Erculea, in particolare il Palazzo dei Diamanti, vengono posti proprio negli angoli di questo incrocio. E questa è una grande novità di Biagio Rossetti, nel senso che lui realizza, progetta edifici che non devono essere visti frontalmente, ma in prospettiva o in diagonale, tanto che li pone appunto in questo incrocio. Prima, passeggiando, mi stavo accennando al fatto che il Palazzo dei Diamanti non ha sempre avuto questo aspetto. Basti pensare che il portale è seicentesco, è stato, diciamo, costruito quando la famiglia Villa diventa proprietaria attorno al 1641, mentre prima era ancora di proprietà degli Estensi. Perché deve sapere che questo edificio fu realizzato a partire dal 1493 per il fratello prediletto di Ercole I d'Este, cioè Sigismondo d'Este. E poi, in effetti, oltre a questa modifica seicentesca della facciata, subì altre modifiche il Palazzo dei Diamanti, che comunque fin dall'origine era caratterizzato dalle bugne a forma di diamante, appunto, che era l'impresa, il simbolo addirittura di Ercole I d'Este, il grido di battaglia, diamante, diamante. Ecco, nel corso del Cinquecento, per esempio, furono modificate le finestre, il cornicione nella parte alta, che assunse quindi le caratteristiche attuali. Ma pensi che il balconcino d'angolo marmoreo fu realizzato soltanto alla fine del Cinquecento, mentre prima era in legno dipinto di bianco perché sembrasse marmo. Palazzo dei Diamanti ha una grande storia, però ha anche un grande presente, infatti è un'importante sede di musei. Palazzo dei Diamanti è la sede prestigiosa della Pinacoteca Nazionale, che conserva opere d'arte di valori inestimabili, ma è anche la sede delle gallerie d'arte moderna e contemporanea, sede di mostre a carattere internazionale. Noi ci fermiamo un attimo qui per ammirare il quadrivio, perché vediamo che è molto trafficato, però oltre a Palazzo dei Diamanti c'è anche molto altro, ci sono altri palazzi importanti. Essendo il luogo simbolo, il luogo più importante della dizione Erculea, negli angoli del quadrivio, oltre al Palazzo dei Diamanti, insistono tuttora tre tra gli edifici più importanti di questo piano regolatore quattrocentesco, ovvero Palazzo Turchi di Bagno, sede di facoltà universitarie, ma anche e soprattutto Palazzo Prosperi Secrati, che era stato costruito contemporaneamente o quasi al Palazzo dei Diamanti nel 1493 per un personaggio importante, che era il medico di corte Francesco da Castello. E anche le altre famiglie che abitavano questi edifici erano tra le famiglie più nobili e più importanti della corte estense, come per esempio Palazzo Bevilacqua, attuale sede della caserma della polizia. Alla fine del 400 era stato costruito appunto per Bonifacio Bevilacqua, che era il giudice dei Savi, quindi più importante di così.
Se dovessimo proseguire diritto, arriveremo fino alle mura. Però noi facciamo un altro percorso oggi e andremo verso destra per scoprire Parco Massari e appunto Palazzo Massari. Un parco, un palazzo in restauro e una dépendance che è divenuta PAC, Padiglione di Arte Contemporanea. Noi siamo in questo parco immenso, ma che cosa ci può raccontare? Beh, dunque, il parco nasce attorno al 1780, tra il 1780 e il 1787, per volere di Camillo Bevilacqua Cantelli, del marchese Camillo Bevilacqua Cantelli. E successivamente viene trasformato in un vero parco di stile neoclassico, quindi con tante statue, con moltissime fontane. Infatti dietro di noi c'è proprio una fontana. Ecco, che... questa però è di epoca successiva, anche perché attorno al 1852 invece diventano proprietari i conti Massari, che trasformano quel giardino neoclassico, dove intanto le statue erano state in gran parte abbattute durante l'occupazione francese, trasformano quel parco in un giardino paesistico o paesaggistico, che si è mantenuto in gran parte fino ad oggi. La fontana infatti è della seconda metà dell'Ottocento e addirittura qui nel parco rimangono delle essenze arboree, delle piante che risalgono addirittura alla fine del Settecento e alla metà, seconda metà dell'Ottocento. Quindi un'area verde di straordinario valore ambientale e storico. Esatto, ricca di storia. Beh, possiamo dire che questo parco anche oggi ha una sua importanza, infatti vediamo sempre bambini, famiglie, vengono a fare sport, quindi possiamo dire che si tratta di uno dei parchi, se non il parco più importante della città di Ferrara. È un polmone verde irrinunciabile anche. Eccoci, adesso siamo sul retro di due palazzi in restauro, appunto la Palazzina dei Cavalieri di Malta e Palazzo Massari. E dietro di noi invece ci sono due magazzini che una volta erano scuderie, dove dobbiamo immaginarci delle carrozze, cavalli, giusto? Sì, esatto, erano, diciamo, potremmo dire, le dépendance della famiglia Massari. Sono costruzioni che risalgono alla fine del Settecento e che poi sono state completamente ristrutturate nel corso dell'Ottocento. Ed erano effettivamente la rimessa per le carrozze e la scuderia appunto di questa facoltosa e nobile famiglia. Ecco, e adesso sono chiusi, però prossimamente dobbiamo aspettarci comunque che diventino dei centri, degli importanti centri culturali, perché qui nasceranno dei musei. Ecco, occorre ricordare che fino a poco tempo fa il complesso del Palazzo Massari, realizzato nel 1591, e la Palazzina dei Cavalieri di Malta, costruita nel XVIII secolo, erano la sede del Museo Boldini, del Museo dell'Ottocento e del Museo de Pisis. La Piazza Nova era nata per diventare un grande mercato e doveva fare da pandan all'antica Piazza delle Erbe, il nostro listone. Ora però noi la lasciamo alla nostra destra e ci avviamo verso via Borso d'Este, verso la Certosa Monumentale. Eccoci di fronte alla Certosa Monumentale. Pensate che questa nasce a metà del 1400 come monastero ed oggi è tutt'oggi un luogo di culto, ma anche un luogo d'arte, giusto? Certo, benissimo. E beh, la Certosa nasce come monastero certosino attorno al 1452 per volere di Borso d'Este e viene ultimata attorno al 1461. Era una zona questa
particolarmente appetibile da un ordine religioso come quello dei Certosini, perché si trovava fuori dalle mura della città, perché un tempo si fermavano lungo l'asse di Corso Giovecca e Viale Cavour, ma questo isolamento particolare venne meno con l'addizione Erculea alla fine del 400, perché la Certosa rientrò, diciamo, all'interno delle mura settentrionali realizzate proprio in quel periodo a difesa del nuovo piano regolatore rossettiano. E proprio in quel periodo, nel 1498, viene costruita anche l'attuale chiesa di San Cristoforo alla Certosa. Un gioiello dell'architettura rossettiana, perché anche questa chiesa è attribuita a Biagio Rossetti, con una pianta molto particolare, diversa dalle chiese precedenti realizzate da Biagio Rossetti o progettate da Biagio Rossetti, perché è a navata unica con 6 cappelle laterali. Non solo, ma la parte dedicata ai fedeli, cioè la navata, è esattamente la metà della chiesa, perché l'altra metà invece è dedicata al sacro, quindi la profondità del transetto più quella sommata a quella dell'abside. Quindi una costruzione veramente straordinaria dal punto di vista architettonico. Che adesso però è chiusa. La chiesa è chiusa perché a seguito del sisma del 2012 ha subito alcuni danni, e anche dopo il recente terremoto che ha colpito la zona dell'Italia centrale, la chiesa ha subito altri danni, perché appunto il sisma si è riverberato in qualche modo anche nella nostra zona. Nelle città d'arte, come appunto Ferrara, il terremoto del 2012 ha causato considerevoli danni al patrimonio urbanistico e architettonico. Ed è questa la ragione che ha portato all'avvio di numerosi cantieri, proprio per mettere in sicurezza il patrimonio della città. Ma c'è ancora molto da fare. Siamo in Piazza Castello ed è questo un luogo emblematico della città di Ferrara, città medievale, città rinascimentale. Abbiamo appena visto la Corso Ercole Modeste, il Quadrivio degli Angeli, l'addizione Erculea, siamo entrati nella città rinascimentale, assessore, e sappiamo che un luogo di grande attrazione turistica che fra 2016 e 2017, forse anche più in là, sarà occupato da molti cantieri. Questi cantieri sono una conseguenza anche del terremoto del 2012, li mettiamo in sicurezza, questi grandi palazzi di una delle vie più belle della città, che è stata riconosciuta la prima città moderna d'Europa. Allora parliamo un po' di questi cantieri, a partire da un cantiere che non aspetta al comune, ma è, diciamo così, privato, ed è dell'istituto, ex istituto Canonici Mattei. Lì c'è un grande ponteggio, e che cosa sta succedendo? Si è, diciamo, il primo palazzo di Corso Ercole I d'Este che è stato impacchettato da questo ponteggio. È un cantiere che mira a recuperare da un punto di vista strutturale ma anche funzionale Palazzo Angulinelli. È stata fatta da parte della proprietà anche una scelta molto intelligente, nel senso di immaginarselo come un cantiere aperto, con una serie di visite che hanno permesso alla cittadinanza non solo di vedere il cantiere nel suo sviluppo, ma anche di poter vedere come questo palazzo negli anni di fatto è stato costruito, si è consolidato, ha visto aumentati i propri volumi e le proprie funzioni. E poi c'è Palazzo dei Diamanti, voglio dire che è anche quello un monumento simbolo della città e anche sede di musei. Abbiamo anche qui un ponteggio, soprattutto su Corso Porta Po, molto impegnativo. Che cosa succederà qua? Per quanto tempo, diciamo, questo
palazzo resterà un cantiere e come si organizzeranno sia la Pinacoteca Nazionale che le Gallerie Civiche di Arte Moderna e Contemporanea che sono ospitate nel palazzo. Sì, abbiamo iniziato qualche settimana fa questo cantiere, lo sviluppo prevede questa prima fase di lavori sull'ala di Corso Biagio Rossetti e abbiamo organizzato questo cantiere che consoliderà anche in questo caso le strutture, i coperti dell'intero palazzo in maniera da poter consentire alla Pinacoteca di rimanere sempre aperta e a Ferrara Arte di continuare a partire dalla prossima mostra dedicata al Bonomi la propria attività espositiva. Vuol dire per noi gestirlo in maniera intelligente, vuol dire immaginarci anche una sicurezza del cantiere stesso un po' diversa da come siamo invece abituati generalmente, però insomma penso che il fatto di poter tenere aperto uno spazio importante come quello di Palazzo dei Diamanti mentre si fanno questi lavori, sono 2,5 milioni di interventi, penso che sia un valore aggiunto alla città. E in parallelo siamo partiti con la progettazione dei nuovi interventi, sono altri 3 milioni di euro di lavori che abbiamo invece inserito nei finanziamenti del Ducato Estense. Fino a quale data diciamo è prevista la permanenza dei cantieri e poi diciamo che cosa succederà dopo di Palazzo dei Diamanti che sappiamo si allargherà anche quelli che sono oggi le sedi del Museo del Risorgimento e della Resistenza. Sì, questa fase dovrebbe durare fino all'autunno del 2018, poi subito dopo dovremmo essere nelle condizioni, insomma, fatta la gara di progettazione e quindi la conseguente gara dei lavori, di partire con il secondo stralcio che è quello che ci consentirà di ampliare non solo la zona espositiva ma anche la zona servizi, la caffetteria, le aule didattiche, un nuovo bookshop, una zona a servizi per i visitatori di Palazzo dei Diamanti. Possiamo dire, Assessore, che ci stiamo preparando per un grande rilancio del turismo, lo diciamo a tutte le imprese di questo settore che naturalmente contano molto su questa immagine, no, di Ferrara, città del turismo, di cultura, d'arte, ma non solo, dell'enogastronomia e anche di una provincia che le sta tutto intorno, piena diciamo di delizie estensi, di un ambiente anche particolarmente privilegiato, ecco, e parlo dell'area del Delta del Po. Quindi... Decisamente, gli sforzi che stiamo facendo vanno proprio in questa direzione, recuperare spazi, rendere il nostro centro storico sicuramente più vivibile e più attrattivo anche, non solo per i ferraresi, ma anche per i tanti turisti che hanno ripreso a visitare la nostra città. Con il Ducato Estense intendiamo lanciare anche un brand, quindi non solo un recupero dei contenitori, delle delizie estensi di Palazzo dei Diamanti, di Palazzo Massari, ma anche un modo nuovo di vendere un territorio più ampio che va dal Delta del Po, passa per Ferrara, ma può arrivare anche a Modena e Reggio Emilia. E poi andiamo avanti e seguiamo diciamo questo percorso del città rinascimentale della Tizio Ercole, arriviamo al Parco Massari e al grande cantiere che coinvolge Palazzo Massari e la Palazzina dei Cavalieri di Malta. Ecco, qui c'è un progetto che al di là della messa in sicurezza va oltre. Sì, è un progetto ambizioso, prevediamo un intervento di 13 milioni di euro, c'è questa prima fase di intervento che è sempre la fase finanziata dai fondi dell'assicurazione e della regione sul sisma. Palazzo Massari e la Palazzina Cavalieri di Malta sono stati il primo museo che abbiamo chiuso dopo il sisma e l'abbiamo dovuto chiudere tutto perché le condizioni strutturali di questi due palazzi non consentivano un'agibilità anche parziale dello stesso. È ormai da qualche mese che stiamo intervenendo con questi lavori che sono lavori che prevedono un investimento di 2,5 milioni di euro, rifaremo il coperto, stiamo consolidando i solai di tutta la struttura, rifaremo la facciata nel ponteggio che fuori da qualche giorno abbiamo deciso di mostrare come il palazzo sarà, la facciata del palazzo sarà a fine lavori. E anche qui è in corso la progettazione dell'ulteriore stralcio da più di 10 milioni di euro di intervento finanziato in parte sul Ducato Estense, in parte sui fondi del programma speciale d'area della nostra regione,
che anche qui insomma prevede alla conclusione degli interventi la riapertura completa dei due palazzi per poter tornare ad ospitare le opere del Boldin, del De Pisis, dell'Ottocento, ma anche il Museo Antonioni e anche la Videoarte. In più andremo a togliere quello che oggi è il muro che divide Parco Massari dal palazzo, un muro che è stato costruito nel Novecento, prima era un unico spazio, e anche qui insomma pensiamo che sia un'operazione veramente di respiro e un'operazione importante per la nostra città. Allora, se ho capito bene, oltre al padiglione dell'arte contemporanea sarà ripristinato anche quello che era il padiglione dedicato alla videoarte. Sì, questa è un po' l'idea che abbiamo, di affiancare al polo di Schifanoia, al polo di Palazzo dei Diamanti, a quello del Castello, anche il polo di Palazzo Massari, dove andare a potenziare naturalmente quella che era l'offerta museale che abbiamo conosciuto fino al maggio del 2012, non solo con nuovi spazi espositivi, ma anche in questo caso andando a ricavare spazi per la didattica, caffetterie, luoghi di servizio, un nuovo bookshop, perché insomma sempre di più oggi chi va per città d'arte, chi è turista in città come la nostra, si aspetta questo livello di offerta da parte delle strutture museali. Quindi davvero un progetto importante dal punto di vista turistico, voglio dire, è importante dirlo e raccontarlo alla città, ai cittadini, ma anche ai turisti, perché in fin dei conti si annuncia, come dire, una visione nuova di città museale, anche piena di servizi. Continuiamo, andiamo verso la Certosa, che è davvero con diciamo la chiesa di San Cristo, il tempio di San Cristoforo alla Certosa, è un monumento oltre che un luogo di culto e sacro. Anche questo sarà coinvolto da un cantiere importante di messa in sicurezza. Sì, anche qui abbiamo in corso il cantiere sulla Certosa monumentale, il Gran Claustro, il Famedio di Borso d'Este, e stiamo partendo con il cantiere invece della chiesa di San Cristoforo. Anche qui ci vorranno ancora un anno e mezzo prima di poter tornare a fruire di questo bellissimo spazio che abbiamo in città. Pensiamo che questo recupero vada anche nell'ottica di andare a celebrare nel miglior modo possibile quello che è l'anniversario della morte di Biagio Rossetti, che ha messo il suo genio al servizio non solo dei palazzi del Quadrivio ma anche della nostra Certosa. È un artigiano del vetro che crea vetrate e oggetti d'arte lavorando con assoluta libertà creativa il vetro. Il vetratista è colui che esegue delle vetrate d'arte e quindi si differenzia, diciamo, dal vetraio tradizionale, in quanto utilizza sempre dei vetri rilegati a piombo, dei vetri colorati, e quindi diciamo che si rifà al campo dell'arte. A Ferrara, dal 1989, il vetratista per eccellenza è Massimo Travagli, pittore, restauratore, designer, che al vetro d'arte ha dedicato la sua attività principale, un mestiere che esercita nella sua bottega, una sorta di officina atelier piena di vetri colorati, forno, attrezzi, ma anche di splendidi oggetti pronti per il mercato. Quindi il vetro, diciamo che non è, come ho già detto, il materiale unico col quale io lavoro. Io, diciamo che durante la mia carriera, in tutti questi anni, ho imparato a lavorare vari materiali, quindi dai metalli ai legni, alle pietre, alle resine, e quindi cerco di utilizzare tutti questi materiali per creare, ripeto, dei pezzi unici. Vederlo al lavoro è un privilegio. Travagli ama la solitudine del suo antro delle meraviglie, dove piatti decorati, lampade, grandi vetrate e tondi ci fanno capire quello che esce dalle sue mani e dalla sua fantasia. Questa è la fase di rottura del vetro che mi serve per poter creare un mosaico chiamato Dal de Ver, col quale creerò delle lampade molto particolari. Questa qui sono quelle lampade nelle quali io andrò ad aggiungere i vetri di cui parlavo prima, quelli eseguiti con la Dal de Ver, no? Quindi diventeranno tutte delle lampade mosaico, i vetri verranno assemblati con delle colle, con delle resine,
su tutti e quattro i lati. Ho iniziato questa attività, questo laboratorio, ho iniziato con un'attività di restauro dove io ho praticato presso delle botteghe importanti in Italia e all'estero, appunto questa attività di restauro nella quale ho fatto la conoscenza di questi materiali, no? Che andavano, ripeto, dai metalli ai vetri, alle resine, ai legni. E questo dopo è il filo conduttore che mi ha portato a uscire dall'aver visto oggetti molto belli creati da altri alla mia voglia di creare, essendo un creativo, e quindi nell'89 ho deciso di aprire la mia bottega e di dedicarmi sì anche al restauro che avevo già praticato come dipendente, ma con una mia attività improntata sulla creazione. Il vetro, che per Travagli non è il solo materiale utilizzato per creare oggetti d'arte, resta ugualmente il materiale con cui si dedica alle creazioni più originali. Così sono nati questi oggetti a regalo, richiesti anche da grandi sartorie perché imitano elementi di abbigliamento. Si crea inizialmente uno stampo per dare la forma, diciamo, al piatto. Poi viene rifilato a filo lucido, viene fatto la basettina in metallo, che faccio sempre io perché so far lavorare anche il metallo, poi viene verniciato e poi, ripeto, c'è tutta la parte pittorica di decorazione del piatto che viene fatta fino a 4 cotture anche, tutto in chiaroscuro ed eseguita esclusivamente a pennello. Folgorati anche noi dalla suggestione di questi oggetti di vetro per il fascino che esercita la luce che attraversando il vetro sembra rifrangersi in mille colori, comprendiamo l'orgoglio dell'artista che ci spiega il suo lavoro, ma avvertiamo anche la nota di rammarico per la difficoltà che oggi Travagli, come ogni artista del vetro, incontra nel far capire il valore del suo lavoro. Certo. Sì, Ferrara viene decretata come una città d'arte importantissima a livello nazionale, mondiale, viene sempre enunciata. Poi dal punto di vista, diciamo, artistico, ci sono queste botteghe che lavorano in silenzio, ma spero dopo tutti questi anni di impegno, di sacrificio, che vengano rivalutate, perché, ripeto, l'arte e la cultura in questa contemporaneità qui, dove tutto gira così velocemente, hanno un ruolo secondo me fondamentale, ecco, sia per la crescita della città ma anche per la crescita dei ragazzi, perché fare arte, fare cultura è qualcosa di irrinunciabile, nonostante internet, i telefonini, il mondo che gira veloce, qui dentro tutto ha una calma con dei tempi, diciamo, medievali, e quindi non c'è modo di fare delle opere in velocità. L'attività del vetratista, dice Travagli, è in forte controtendenza con il valore del nostro tempo, che ha fatto della velocità uno dei parametri del valore delle cose e della vita delle persone. Nella sua bottega invece la lentezza è d'obbligo, come l'attenzione per i dettagli. Questa qui invece è una foto lineare dell'Ottocento che io ho tradotto in vetrata. Quello è un Separé Liberty. Questa invece è una rappresentazione della Madonna del Cardellino di Raffaello che io ho riprodotto su vetro, quindi ho dato una mia interpretazione in vetro. Questa invece è un'altra Madonna molto bella, sempre di Raffaello, si chiama Madonna Cooper. Anche questo è un pezzo importante, questa qui l'ho esposta anche a Roma, è stata molto, molto gradita. Per tutte queste ragioni vale la pena visitare il suo laboratorio e incontrare un artigiano che ha dato origine ad una delle imprese più longeve dell'artigianato artistico ferrarese, una delle eccellenze nascoste di una città votata, spesso nel silenzio dei laboratori artigiani, all'arte e alla cultura. Sarebbe opportuno che la città di Ferrara si dotasse di un luogo nel quale tutti gli artigiani, artisti potessero avere, come dire, la possibilità di esporre, di mettere in mostra le proprie opere. Questo sarebbe un punto importantissimo per la città, che però dopo tanti anni e tante promesse sembra che si stia muovendo qualcosa. Io comunque sono più di 20 anni che opero e di promesse ne sono state fatte tante, ma di cose concrete pochissime. La trasmissione è stata presentata da Holding Ferrara Servizi, AFM, Ferrara Tua, AMSEF